Oggi siamo qua in piazza, ovviamente c'è lo sciopero generale proclamato a livello nazionale da tutti i sindacati di base e conflittuali presenti in Italia. Lo sciopero di oggi ovviamente è uno sciopero intanto contro il governo Draghi, il governo dei padroni, il governo che ha scelto di sbloccare i licenziamenti e far partire delle ristrutturazioni di massa nelle aziende. Un governo che ha deciso di rimuovere completamente dall'agenda di questo paese il lavoro, i lavoratrici e i lavoratori, e ha scelto anche di imprimere per quanto riguarda il quadro sociale sempre meno tutele, sempre meno diritti, toccando in maniera pesante anche l'economia dei lavoratori e delle lavoratrici, aumentando le bollette. C'è la questione della riforma sul fisco, la questione degli ammortizzatori sociali. E ovviamente in un quadro in cui dentro le aziende si continua a morire ogni giorno, in un quadro in cui durante il lockdown il padronato ha riempito le fabbriche per continuare a produrre, c'è anche chiaramente la questione del Green Pass, su cui noi ci siamo espresso in maniera contraria. Noi riteniamo che il vaccino sia uno strumento indispensabile per contrastare la pandemia, ma è assolutamente ingiustificato il fatto che si scelgano strumenti che non hanno nulla a che vedere con la salute e la salvaguardia e le tutele della sicurezza dei lavoratori che vanno nei posti di lavoro. È inaccettabile che si applicano misure discriminatorie, lesive dei diritti del lavoro e che oggi rischiano di mettere in discussione quelle che sono delle norme che sono sancite dal 1970, come lo Statuto dei lavoratori, come la legge 81 del 2008 sulla sicurezza e ovviamente tutte le regole che oggi riguardano la privacy. Per noi la questione del Green Pass è una questione di merito, che non ha nulla a che vedere con i complottismi, che non ha nulla a che vedere con tutti quegli elementi di individualismo profondo che oggi sta attraversando la società. Noi siamo qui per il lavoro, siamo qui per i diritti, siamo qui per i lavoratori di questo paese.